Ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video. Sto cercando di girarvi qualche video oggi perché vari video, perché purtroppo nell'ultimo periodo non sono riuscita a girare video, infatti il canale è un po' abbandonato purtroppo. Mi dispiace molto perché a me piace proprio fare video e anche editarli, è una cosa che mi rilassa, però tra che ho avuto vari impegni e che non sono stata proprio benissimo, insomma non sono stata molto in forma, però adesso sto bene, tutto ok. Sono stata un po' assente anche da Instagram, mi sa, ho pubblicato pochissime foto e comunque adesso sono tornata e speriamo che non ci siano altri inconvenienti e niente, e vi vado a girare un video haul, ne seguirà un altro, non so quale vi caricherò prima o dopo, perché vi ho messo delle foto su Instagram e mi avete detto tutte che volevate il video haul, quindi con piacere ragazzi mi invitate a nozze, perché poi io amo i video haul, amo vederli dalle altre, amo fare shopping e amo fare i video haul. Allora, per primo vi vado a girare, perché io ho fatto due ordini. Il primo, in ordine cronologica, l'ho fatto sul sito di Sephora. E praticamente, ragazzi, ho preso varie cose. Mancherà anche un altro pezzo che ho preso a parte, che poi vi farò vedere più avanti. Però per il momento vi mostro le cose che ho preso proprio dal sito. Allora, fino a fine aprile c'era un codice sconto Zalando 17 che valeva praticamente del 20%, acquistando due prodotti, valeva anche su Kat Von D, che da quanto ho capito su Sephora non sarà scontata e questa cosa non ci piace, facciamolo sapere a Sephora perché scusate, cioè non ho capito per quale motivo Kat Von D non deve essere scontata, perché è la novità, perché tutti vogliamo Kat Von D, non mi è sembrata una cosa proprio simpatica, vabbè, comunque, e invece con questo codice erano scontati anche i prodotti di Kat Von D e io ho voluto prendere alcune cose. Allora, vado con l'ordine. Allora, intanto ho fatto l'ordine innanzitutto perché volevo, già mi sono persa, volevo un'altra tinta di Kat Von D. E ho preso quella nel colore, io ho già Bauau 5, Bauau 5, Bauhaus, non so come si dice, perché io pensavo si dicesse Bauhaus, invece c'è scritto Bauau 5, quindi tipo le figure che faccio sul web, solo io, vabbè. ho fatto l'ordine per prendere questa tinta di Kat Von D. Allora, che viene naturalmente sempre nella sua scatolina, che io ho già aperto, perché è quella che indosso. Ragazze, non ho rifatto le labbra, non ho chissà cosa, solo che siccome ho fatto il baffetto, vedete da vicino, ho cercato di coprire la mia irritazione, ma sono oscena, ho anche il labbro gonfio. Io ragazze ho provato di tutto, ma con me non funziona nessuna cosa contro le irritazioni, quindi mi arrendo. Cercherò di trovare un'altra soluzione perché così non si può fare. Comunque, sorvolando, questo qui è il colore sulle labbra ed è la tinta Mother. Metti a fuoco, fai il bravo, bravo così. E sarebbe questa qui, ragazze, che mi vado a sbocciare. Subito coprente. È un rosa, io me lo aspettavo ancora più spento, invece, cioè più chiaro, non più spento. Invece ha questo sottotono. Che sottotono, ragazzi, aiutatemi! Tipo malva, non lo so. Comunque è molto bello, veramente. E l'ho messo oggi e già lo adoro. Penso che dopo quella di Jeffree Star, ora mi entrerò in fissa con questa qua ed è la fine. E poi ho voluto prendere, perché sono usciti questi nuovi prodotti di Sephora, che sono questi Flash Jumbo Lip Pencil, sono matte, sono questi qua e sono praticamente dei matitoni labbra matte. Ho voluto prendere quello nella colorazione che non c'è scritto, scusate, 01 Swift Nude. Vediamo se lo mette, bravo, così, ecco. Allora, viene così naturalmente nella sua matita ed è un rosa carne. Me l'aspettavo più freddo, invece rispetto al tappo
La matita all'interno è un altro colore, comunque, vabbè. E questo qui, dalla videocamera, dall'anteprima, io lo vedo più freddo, ma è più caldo. È un quasi un mattone chiaro. Questo è il secondo. Quindi, due prodotti labbra, ma io ne ho messo un altro prodotto, tre prodotti labbra, perché ragazze, a me a rossetti proprio mi invitano a nozze. E ho preso un rossetto della Urban Decay, un Vice Lipstick, questo qui nella sua scatolina, nella colorazione Ravenswood col finish cream. Io l'ho preso perché l'ho visto ad Alessia, lei ce l'ha da un bel po', mi ha detto che si trova tra l'altro benissimo, quindi ho beccato di nuovo la sedia che cigola, tra l'altro. Io di questa serie non ho nessun rossetto, solo sempre di Urban Decay, i vecchi, col vecchio packaging, oil, comfort matte nel colore After Dark, che è fantastico. E questa volta ho voluto però, a parte vabbè, bellissimo ragazze. Secondo me questi rossetti sono stati molto, tra virgolette, snobbati, cioè io non ne vedo tanto parlare in giro. Però secondo me i rossetti di Urban Decay hanno il loro perché. Ed è un colore nude rosato. Bello. È praticamente un punto più chiaro rispetto a quello di Sephora. Questo qui. Stupendo. Non ha nessun odore, almeno io non ne sento. E quindi ho preso questi tre prodotti labbra. Dopodiché, mentre gironzolavo sul sito di Sephora, mi sono imbattuta. Allora, io ragazza non sono una che usa tanto ciprie, perché ho la pelle secchissima, ma proprio, cioè penso che batto tutti i record. Ho proprio le squame in faccia. E nel resto del corpo no, ma sul viso proprio tremendo. Quindi non compro molte ciprie. Se compro qualche cipria, cipria illuminante, o non devono essere cifre e cifre. Ciao ragazza, cipre e mattificanti perché mi vanno ancora di più a seccare e quindi non è proprio il caso. Però poi ho visto questa cipria di Sephora, nuova, novità. E quando io ho visto la cialda ho detto vabbè ciao, io ma piglio e chi se ne frega. Io l'ho presa perché ho visto questo disegno stupendo. Tra l'altro è molto setosa. Viene praticamente così leggermente bianca, ma poi quando l'ho andata a mettere, naturalmente è trasparente. L'ho messa qui, non si vede nulla, quindi non vedrò, ancora non ho provato nulla di questi prodotti, solo il liquid, come si chiamano poi questi di Kat Von D? L'Everlasting Liquid Lipstick di Kat Von D, perché l'ho messo oggi, ma degli altri prodotti non ho usato nulla. E poi sarebbe questa qui. C'è solo questa con la cialda che è bianca con questo disegno rosa, lilla e verde, stupenda. Vi faccio vedere la scritta dietro, che è questa qui, c'ha 11 grammi e mezzo di prodotto e non costava nemmeno una cifra esagerata, devo essere sincera, quindi ho detto prendiamola perché ci mancano cose. Poi ragazze, io sono entrata da un periodo a questa parte in fissa totale con le maschere, proprio una cosa allucinante. Io farei maschere sempre, mi rilassa indipendentemente dai benefici che può avere sul viso, perché comunque fare le maschere comunque sempre un po' aiuta la pelle nell'idratazione, nella purificazione, eccetera. Ma io proprio le faccio con uno scopo, rilassarmi. Pensate che siamo partiti con mio marito un paio di giorni, me la sono portata perché la sera in albergo io mi sono fatta la maschera. Quindi ho cominciato a comprare maschere, complice anche un video di Simona Beauty Passion e o Passion Beauty. Perché io ho dei problemi con i nomi, io ho qualche problema, comunque ve lo scrivo, facciamo prima. Che ha fatto un video su tutte le sue maschere, ragazze, cioè vabbè, lei ne ha un'infinità. E io ho pensato che ci sono entrata in trip, infatti nel haul che vedrete successivamente, la follia e il delirio totale. Comunque sul sito di Sephora ho preso, ne avevo messe molte di più nel carrello, poi un po' le ho eliminate. Ho voluto prendere questa maschera occhi all'orchidea.
che lei ne ha parlato benissimo, ho detto e io me la piglio questa qui. Tra l'altro, quando nei finiti non vedrete, ma io entro in albergo, ho provato quella del regalo di compleanno di Sephora, che è quella lì per il viso al loto. Ragazzi, mi è piaciuta da impazzire, molto più di quelle di Garnier, che per ora stanno andando molto. A me questa di Sephora è piaciuta tantissimo. Comunque, questa è per gli occhi. Poi ho preso di questa marca che adesso c'è da Sephora, Too Cool for School, ho preso questa maschera, sarebbe tipo all'uovo, sì, a cocco e uovo, infatti spero che abbia un buon profumo, questa qui, che sarebbe una maschera idratante, mentre questa di qua mi sa che era anti-age lisciante, questa per gli occhi, questa qui invece è idratante. E volevo prendere anche qualche maschera di skin food, però poi ragazzi l'ho eliminato, ho detto prossimamente ne prenderò altre, quindi per il momento questa qua. E poi ho preso così per i piedi questa qua è Almond Foot Mask, visto che si va incontro all'estate, ho detto vabbè, coccoliamo pure i piedi e così è la fine totale. E questa è la mandorla c'è scritto riparatrice, insomma, quindi dovrebbe essere bene. È fatta, da quello che capisco, tipo come dei calzini. Non so se si vede così, poi ve ne parlerò in finiti. E loro mi hanno inviato, cioè mi hanno inviato, fanno scegliere ora sul sito tra i campioncini sfigati che ci stanno, perché voi potete ordinare pure 300 euro, sempre le stesse cose ci stanno, ragazzi, non è che voglio dire. E ho preso un fondo di Sephora perché era di un colore che sembrava chiaro, ho detto beh, così lo proviamo. Ed è il fondotinta Perfection 10 ore nella colorazione Claire, no, Naturel o Claire Night Light, non lo so, questo. Poi un altro di Clarins, il cos'è? Paint Pore e Matite, questo qua, vedremo come saranno, anche se ne ho poi prendere tanti problemi. E poi ho preso questo profumino, Mademoiselle Rochard, che viene nella confezioncina così, perché tanto non c'era altro. Tra l'altro la volta prima avevo fatto un ordine su Sephora, c'era l'unico campioncino figo che era un... è questo qui il profumino. Questa è la scritta. E l'unico campioncino figo che c'era, che si poteva scegliere, che era, mi sa, una mini taglia, proprio mini mini, di, mi sa, una matita per sopracciglia di Benefit. O di... sì, forse di Benefit. E naturalmente, secondo voi, me l'hanno mandata? Mi hanno mandato un profumino da uomo, tra l'altro, quindi... Sephora bocciata per i campioncini. Non è che vogliamo per forza campioncini, però scusate, cioè io l'altra volta avevo speso tantissimo perché ho fatto anche un regalo e mi hanno mandato zero praticamente, quindi boh. Poi vi volevo far vedere un'ultima cosa che mi sono dimenticata di mettervi nel video l'altra volta quando vi ho fatto vedere le tinte, quello dei promossi bocciati, e avevo preso da Sephora questa qui che è la numero 13 delle loro, non so come si chiamano, Cream Lip Stain. Questa è quella numero 13, ragazzi, è un colore spettacolare, lo sto usando tantissimo, mi piace tantissimo. Naturalmente sono tutti simili. Entrate in pista queste cose, ora è la fine. L'ultima. Vabbè, sono simili ma non sono uguali, questa è ancora più fredda, direi. E mi piace tantissimo, quindi anche come risulta sulle labbra, quindi costa 10 euro se può fare. E con questo diciamo che ho finito finalmente questo video. Ogni volta vi ammorbo con dei video lunghissimi. E niente, ragazze, vi giro altri video e spero di riuscire anche a caricarveli presto perché ho una connessione oscena. Proviamo a farcela. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazze!